Quando è nato nel 1989, il centro sportivo Nubiana era considerato un punto di riferimento non solo per chi era appassionato di fitness o di nuoto, ma per tutto lo sport del circondario pescarese. Qui si sono allenati non solo i normali utenti che hanno reso grande questa struttura, ma anche tantissimi atleti e squadre sportive che hanno sempre trovato ospitalità da Nubiana. Il patron Camillo Spadano non ha mai mollato e ora ha deciso di organizzare varie iniziative. La prima, sabato 14 gennaio, Pescara Sport Event, un evento di attività natatorie e fitness e a conclusione una maratona di spinning. Questa iniziativa nasce per festeggiare il mio compleanno e per invitare tutta la città di Pescara a una festa, a un divertimento, a creare emozioni attraverso lo sport. Sì, ho invitato ragazzi del Portogallo che sono degli atleti nella loro nazione per quanto riguarda lo spinning, il crossfit e attività natatorie. In più ho invitato un ragazzo italiano, testimonial del nuoto in acque libere, che è Dino Schron. Nubiana nasce l'idea da bambino, mentre ero allo Stadio dei Marmi a gareggiare per i Giochi della Gioventù nel lontano 1970. Mi sono innamorato del villaggio olimpico e sono andato a Roma a fare scienze motorie. Poi mi sono trasferito a Milano per apprendere, diciamo, la cultura del fitness, tranne un primo maestro del fitness che è il dottor Francesco Conti a Milano nel 1979-80. Sono passati tantissimi sportivi a Pescara, attraverso Senna portato da Gino Pilota, poi sono arrivati Jarno Trulli, Liuzzi, la pallanuoto della Sisley con Gabriele Pomiglio, Amedeo Pomiglio, Estiarte, tutto il Pescara di Giovanni Gadeone e altri sportivi che attualmente non ricordo, ultima la Procaccini che è campionessa italiana di nuoto. Ospiti di valore europeo quindi si sono affiancati al team di istruttori interni e a tante collaborazioni e sorprese, presenti anche membri dell'amministrazione comunale, in testa il sindaco Carlo Masci. E io come sindaco partecipo sempre a tutte le iniziative che promuovono la città e sicuramente Nubiana è un simbolo di Pescara, è il simbolo di una vita attiva, di un momento di allegria, di divertimento, di passione, di sentimento. C'è tanta gente che si diverte e oggi si festeggia il compleanno di Camillo Spadano, ma si festeggia anche la sua attività, quello che lui ha rappresentato in tutti questi anni, la voglia di fare sport, la voglia di aggregare, la voglia di creare condivisione, la voglia di stare insieme. E questo lo sport, e Pescara è la città dello sport, la città dei giovani, e quindi una persona come Camillo Spadano va sicuramente esaltata, apprezzata, sostenuta e mi auguro che per altri 34 anni continui la sua attività con la stessa passione e con la stessa voglia con cui ha esercitato tutte le attività che ha fatto e che hanno avuto un grande successo e un grande risalto nella nostra città. E so anche che ha degli appuntamenti importanti per quest'estate per fare in modo che il nome di Nubiana possa andare anche oltre il territorio abruzzese. In veste di testimonial, l'astro nascente del nuoto italiano, Valentina Procaccini. Quest'estate probabilmente avrò l'Euro Junior, e l'Eyof e forse Mondiali Juniores. Sì, diciamo che nel nuoto 17-18 anni sei maturo. I tuoi allenatori che cosa ti dicono? Cioè, il progresso c'è stato sempre negli ultimi anni, vero? Sì, sì, ovviamente, cioè, sono piccola, quindi i progressi si vedono sempre di più. La tua giornata tipo? Mi sveglio la mattina. A che ora? Dipende, ci sono due giorni a settimana in cui mi sveglio alle 6.50, altre alle 7.30, perché due giorni a settimana faccio palestra dalle 7.30 alle 8.30 e poi nuoto dalle 8.30 alle 10.30. Poi verso le 12 vado a mangiare e poi ho di nuovo allenamento a volte o alle 2:15 oppure alle 4:15.
Dovunque vai, oggi sei testimonial qui a Pescara Sport Events di Camillo Spadano Nubiana, sei accompagnata da tutta la tua famiglia. Non so se ci vuoi dire qualche aneddoto della tua famiglia che è sempre con te. Sì, mi sono sempre vicini, qualunque dove vado, e sono felice, onorata di stare qui. Papà Antonio, mamma Clemert, poi ci sono le tue sorellone, no? Alice Adriana, sì. Chi è il più pazzo di tutti? Direi papà Antonio. Non avevamo dubbi. Non sono mancati aspetti legati alla solidarietà e all'attenzione verso il prossimo, con un angolo dedicato a Avis, donatori di sangue sezione di Pescara, a parlare il presidente Vincenzo Lattuchella. Sì, come sempre noi siamo a fianco a realtà sportive, soprattutto realtà importanti locali nella nostra città, soprattutto perché i donatori di sangue per noi per eccellenza è quelli che conducono comunque uno stile di vita sano, e chi meglio di uno sportivo e in una realtà come questa sportiva può essere un ottimo candidato per la donazione di sangue. Insomma, allo spegnimento della candelina numero 68, Camillo Spadano non è certo accorto di idee e entusiasmo.